Piazza della Bressolana, ragazzi, oggi si va al rifugio Cassanelli. Si comincia in bellezza la nostra prima camminata sulla neve. Buon ragazzi, allora ci sono due sentieri che si possono fare: il Malga Cassanelli, che è quella più, diciamo, soft, tranquilla, o c'è il Cassanelli, quello un po' più tecnico, dove ci metti 2 ore e 30. Ovviamente siamo fuori allenamento totale, quindi noi faremo quella da un'ora, da buoni furbacchioni. Oggi vogliamo fare una passeggiata tranquilla, senza troppo sbattoni, e quindi faremo quella soft. Poi chi lo sa, magari allunghiamo dopo, che da lì ci sono altre destinazioni. Ma ci sono gocce di cioccolato sopra. È tutto gelato, ragazzi, venite con i ramponi secondero. Tempo stimato 45 minuti. Però boh, si vedrà. Noi stiamo andando con calma. Ci vorrà un'oretta forse. C'è la Madonnina. La Madonnina. Boh, raga, dopo una quarantina di minuti siamo al rifugio Cassanelli, 10 minuti. Sentiero? Quella lì. C'è anche il rifugio Olmo, che sembra interessante, 2 ore e un quarto, potremmo anche farlo. Cassanelli. Cassanelli, tra l'altro, è il cognome di Otto. Cazzanelli. È vero? Veramente. Sì, Otto. Comunque di... Cassinelli. Cassinelli, non è Cassanelli, ho sbagliato, è Cassinelli, scusa. Che figura di me. Vabbè. Castanelli. Guardate che bello spettacolo. È il top del top, è di qua. Ah, arrivare lì in alto, lo ci mettono. Sai che bello. Buona, raga, allora, circa 10 minuti di cammino. Ci sono tutte le variazioni che potete fare. Allora, passo della Bressolana. Vabbè, rifugio Cassanelli ci siamo appena stati. Sentiero delle Capre, rifugio Olmo. De là. No, noi dobbiamo andare alla Valle dell'Ombra. Bivacco, città di Clusone. Passo Pozzerra, quindi noi dobbiamo andare alla città di Clusone. Bivacco, città di Clusone. Va bene. E città di Clusone sia. Allora, raga, c'è l'ultimo pezzo che è un po' così, bello in piedi. Ti può dire faticoso? Sì. Il rifugio è lì. Lei ha l'influenza, poverina. Non è al massimo delle forze. Bisogna arrivare lì in alto, credo. Bello, però è davvero appagante come vista. Guardate che bellezza! Guardate che bel panorama! Bene, ragazzi, siamo arrivati al bivacco città di Clusone, 2050 metri. Ed ecco a voi il panorama. E che panorama, raga, e che panorama. Facciamo un giro, c'è talmente tanta neve che qua è bloccato l'ingresso, qua è bloccato, non si riesce più a aprire. Abbiamo la nostra Stefi che sta mangiando. Ciao Stefi, com'è il panino? Un pezzo di ghiaccio. Un pezzo di ghiaccio? Fa schifo il panino? Vabbè, il panino è un pezzo di ghiaccio a quanto pare. Questo è l'esterno, abbiamo i pannelli solari che sono praticamente coperti, quindi
Eccola lì. E lì c'è la cappella. Si vede? Sì. Ecco qua raga, siamo circondati da vette. Da vette ovunque. È una figata. Molto bello, molto bello. Adesso farò volare un po' il drone, così vedete meglio tutto il bello. Non ci avevo messo tanto, un paio d'ore, poco più di un paio d'ore. E adesso mangiamo qualcosa e si riscende. Qua siamo dentro il bivacco, non è prenotabile. Avvisiamo la gentile utenza che questa struttura non è gestita e non è prenotabile. Non possono entrare i cani. Non accendere i fuochi, soprattutto. Abbiamo la chiamata SOS nel caso in cui ci dovessero essere problemi. Abbiamo quanti posti letto? 1, 2, 3, 4, 5. 5 posti letto, ovviamente senza coperte. Non ci sono coperte, vero? No. Bisogna venire con i come si chiamano? Sacchi a pelo, per forza. Però guardate che spettacolo, vi svegliate la mattina e avete questo spettacolo di visuale. Vale la pena. Cosa si trova? Oh, non si sa. C'è un tastino, non so cosa serva. Comunque luce elettrica non c'è, anche se c'è il pannello solare. Ma vabbè, adesso mangiamo qualcosa e si scende di nuovo. Il panino gelato. Ragazzi, per oggi è tutto, siamo quasi alla fine della discesa dal bivacco. Tra un po' siamo al rifugio Cassinelli e da lì è abbastanza semplice. Allora, il sentiero in periodo invernale è un po' difficile, nel senso che c'è molta neve, come potete vedere, e in alcuni punti ci si affonda fino a tutta la gamba, praticamente fino alla vite. Quindi insomma non è il massimo. Se volete fare una passeggiata tranquilla, la sconsiglio, almeno in questo periodo. Poi periodo estivo straconsigliato, secondo me è anche molto bello, anche da passare una serata lì al bivacco. E nulla, adesso andiamo al rifugio, scendiamo giù, anche perché il sole in questo periodo dura poco. Grazie per aver visto il video, buone passeggiate a tutti, ciao!